Della Just Fog C601 Kit. Sul lato sinistro abbiamo tutti i colori, quindi nero, bianco, arancione, blu e verde. Sul lato destro le specifiche del prodotto: 1.7 capacità del pod, resistenza da 1.6, batteria da 650 mAh, carica con l'USB, materiale in policarbonato, le grandezze 25x33 38 mm e il peso di soli 33.3 grammi. Il contenente, la batteria, un pod, un cavo USB e lo user manual. Prendo la scatola, troviamo subito il manuale di istruzioni, cavo USB, micro USB per la ricarica, pod standard, resistenza 1.6, cotone giapponese, e la C601 in colorazione arancione in questo caso. Vedendola più da vicino vediamo gli agganci per il pod che non sono magnetici ma a scatto, i due pin positivo e negativo per l'erogazione, il logo di smaltimento all'interno della clip, C601 designed by Just Fog in Corea, made in China. Sul davanti troviamo la scritta Just Fog e il tasto di accensione, oltre ai tre fori dell'aria da una parte davanti e tre sul retro. Vediamo da vicino il pod, che non è altro che un'evoluzione del pod della Minifit. Infatti sarà difficile vederlo, ma la camera interna è molto simile alla Minifit, solo che differenza dalla capacità del contenuto del liquido e dall'altezza del tubicino della campana, ma il sapore resta quasi un veritato alla Minifit, se non con qualche beneficio. Nella parte posteriore possiamo vedere i due pin dell'alimentazione e l'aria solo da un lato, quindi come inserirete il pod non avete problemi perché avete i buchi dell'aria sia sul lato frontale che posteriore. Per la ricarica vi basterà alzare la linguettina, tirata sulla linguettina vedrete il silicone e un foro per la ricarica. Basterà prendere il vostro liquido preferito, inserirlo all'interno del pod e caricarlo fino ad arrivare all'80% della carica massima, quindi più o meno vi devono passare due fori dell'aria quando vedete qui nell'angolo destro e sinistro. Inserite il pod e vediamo l'accensione. Per accenderlo 5 clic, 1, 2, 3, 4, 5. Particolarità della box, questa clippettina con la scritta Just Fog, che può essere usata per chiudere il pod per non far entrare più di tanta aria all'interno del pod o per attaccarlo alla cintura, a un laccino o qualsiasi cosa volete tramite la clippettina. Vedete queste tre pod? Beh, io vedrei il video fino alla fine perché così sapete cosa ci fanno tre pod qui. Bene ragazzi, l'abbiamo vista da vicino, anche se c'era veramente poco da dire. Just Fog, come al solito, ha sfornato una pod mod veramente fantastica. L'avevamo già vista con la Minifit, che era un qualcosa di spettacolare, ma con la C601 si è veramente superata. La C601 non è altro che un'evoluzione della Minifit e a mio parere è riuscita veramente bene, per il semplice motivo che avete più carica della batteria, più liquido all'interno e potete fare questo. E finalmente Just Fog ha risolto quel piccolissimo problema, cioè che non si trovava più la Minifit quando la mettevi in tasca o da qualche parte. Con questa abbiamo risolto. Qui possiamo avere, anzi Beppe c'ha una collanina, lui l'aggancia lì ed è facilissimo. Ma potete agganciare anche alla maglia. Ed ecco qua. Praticamente alla maglia qui, al pantalone, sì, ovunque vi pare. Vi dirò una cosa, ieri sono stato tutta la giornata a Roma, forse avete visto qualche shot su Instagram, e la pod mi è sempre stata qui. Ho passato a Roma dalle 8 di mattina fino alle 6 di sera, il pod mi è durato per tutta la giornata. Io c'ho da fare una piccolissima lamentela. Mia carissima Just Fog, io forse avrei messo un bellissimo laccetto, ma così per fattore estetico. So che magari a molti di voi non me ne fregherà un cazzo, però a me sinceramente questa cosa mi è un pochino pesata, perché magari non ho una collanina come c'ha Beppe e volevo tenermela al collo. Una volta che avete caricato il pod, ricordatevi di lasciarlo per 5 minuti, sarebbe meglio, in questa posizione sul tavolo, in modo tale che il cotone prenda bene il
il liquido e non vi vada in secca. La ricarica in sé per sé vi basta per 5-6 ricariche senza alcun problema. E sapete qual è la cosa bella? Che io l'ho provato con i tabaccosi di Asa e si sente il gusto perfettamente. L'ho provato con dei fruttati freschi e gestisce benissimo il fruttato fresco tabaccoso. E l'ho provato anche con un cremoso e gestisce bene anche il cremoso. Parliamo di 50-50, 70-30 e 80-20. Gestisce tutto alla perfezione senza andare in secca. Io di questa piccolissima pod sono felicissimo perché mi cercavo veramente una pod, la Minifit. Sì, mi piaceva, però sbadato come sono, l'avrei persa dopo nemmeno 5 minuti. Sì, qui dentro ho un 50 e 50, prima di venire qua l'ho comprato, ho acquistato l'RY4 perché mi piaceva, quindi era un tabacco sovvanigliato. Io ovviamente, ragazzi, vi consiglio di utilizzare le pod solo come palliativo, cioè nel senso, non fraintendete, quando siete fuori e avete bisogno di un rapporto di nicotina maggiore, allora questa vi salva veramente la vita, anche perché guardate la fumosità del 50-50 è ottimo, 80-20 sì, perfetta. L'abbiamo testata in secondo momento con la nicotina e l'hit che dà è ottimo, più della Minifit. Considerate che ha una camera molto simile alla Minifit, non leggermente modificata, dà un hit ottimo in gola con nicotina alta, parliamo dal 6 fino al 9-8, già 3 non sentite quasi nulla, un 3 è bassissimo, però vi dà soddisfazioni. Un buon hit e questa qui, ragazzi, io ve la consiglio sinceramente perché è fantastica, cioè ha, e poi è un prodotto low cost, costa veramente pochissimo e la trovate ovunque. È come la Minifit, ragazzi, non costa un cazzo. Parlando di aroma, si sente molto più della Minifit, ma veramente molto di più. L'RY4 si sente benissimo, il Peach Apricot di Hazard è una favola sulla Minifit. Ovviamente non possiamo paragonarlo a un qualcosa di rigenerabile che rende bene l'aroma, stiamo parlando di un pod. Per essere un pod gestisce benissimo il gusto del Peach Apricot e me ne sono innamorato, e gestisce bene qualsiasi fruttato che voi ci mettete dentro. Ovviamente non ci mettete dentro l'ornimango perché vi mangia la resistenza, parliamo di qualcosa di più pulito, però vi gestisce tutto alla perfezione. Pod fatto bene, fantastica, a mio parere è fantastica. Vari colori, abbiamo il celeste, l'arancione, il nero, il bianco e il verde pisello. E siamo arrivati al momento clou, perché queste tre pod potrebbero essere vostre. E aggiungiamo anche una quarta pod mod. Il primo contest è offerto da noi in collaborazione con Just Fog. Ringraziamo tanto per averci mandato queste pod. Grazie mille. E Svapo Recensioni, che ci ha permesso di postare il contest sulla loro pagina con delle regole che leggerete qui sotto, quindi cliccate, iscrivetevi e commentate, seguite le istruzioni per poterle vincere. In più abbiamo un'altra pod mod, un'altra Just Fog che offriamo noi. E come la offriremo? E come la potrete vincere? Commentate qui sotto, voglio almeno una trentina di commenti, quindi coinvolgete anche i vostri amici. E come la potrete vincere? Commentando qui sotto con un qualsiasi commento valido per poter vincere questa pod mod, e l'estrazione verrà fatta in seguito, tempo un mese e mezzo, ora vedremo, gestiremo, metteremo tutto in descrizione e saprete tutto. Comunque sono 4 pod mod che potete vincere, non 3 ma 4, 3 in un contest, una sotto il video. È gratis, ragazzi, è gratis. Bene, ragazzi, il video è finito. Ovviamente se vi è piaciuto mettete un like, condividete il video e iscrivetevi alla pagina Facebook e Instagram. E per oggi ovviamente è tutto, mandate a fare il culo Beppe. Ciao, ciao ragazzi, ragazzi.